visione più ampia dell'economia e della finanza. Si può interpretare questo ampliamento di orizzonte anche come una retorica di facciata o anche una più avveduta programmazione in vista di un profitto più consolidato e di un consenso più rassicurante, quasi che l'economia, per continuare ad avere come obiettivo assoluto e indiscutibile il profitto, debba in qualche modo conquistare la benevolenza del contesto più complessivo. Sia un ripensamento genuino o se non sia anche in tutto in parte uno strumento di seduzione per accrescere le probabilità di sopravvivenza in un contesto che in certi momenti si è fatto particolarmente ostile al mondo dell'economia e soprattutto della finanza, anche per le responsabilità che oggettivamente quel mondo ha avuto, magari non da solo, nello scatenare una crisi che un po' più di 10 anni fa ha percorso prima gli Stati Uniti, poi l'Europa. Milano. Per la Chiesa ora è tempo di domande da porgere alla finanza, lo ha sottolineato l'arcivescovo Del Pini, relatore principale del convegno su etica e impresa e responsabilità pubblica in Università Bocconi. Il punto di partenza era il Business Roundtable degli amministratori delegati di 200 multinazionali, banche e fondi di investimento che recentemente hanno sottoscritto un manifesto mettendo al centro proprio il tema etico. La sua relazione di quest'oggi ha avuto principalmente un dispiegamento su domande, in realtà da voi noi aspettiamo anche delle risposte da un certo punto di vista, storicamente sicuramente. Sì, forse bisogna chiarire che è cambiato un po' anche il modo con cui si propone il messaggio cristiano, cioè il messaggio cristiano non è una sistematica immutabile e sempre più ci siamo resi conto che interagisce con la storia, che interagisce con le altre scienze, con le altre ricerche, perciò mi sembra legittimo porre domande, perché un conto anche per me è venire in università e un conto è salire sul pulpito a predicare, no? Quindi ogni contesto ha una sua, diciamo, un suo genere letterario. In questo contesto in modo particolare mi sembra opportuno capire che non c'è una risposta già confezionata, ma c'è una ricerca sincera di come si può affrontare una questione che interessa a tutti. Del Pini ha sottolineato quali possano essere le domande che l'uomo moderno può fare, sottolineando tutti i possibili quesiti dei poveri, degli stranieri e degli estranei in generale, di chi non ha voce in capitolo, nei mutati scenari del mercato globale, per una Chiesa che oggi porge quesiti e pone anche l'attenzione verso giganti che guardano all'etica, proprio in una fase nella quale il sistema occidentale tenta il rilancio, parole che hanno avuto il plauso dello stesso presidente dell'Ateneo, Mario Monti, già presidente del Consiglio dei Ministri dal novembre 2011 all'aprile 2013. Che lei ha una chiave di accesso a queste tematiche molto particolare, che aiuta gli ascoltatori ad andare molto in profondità e gli interlocutori, che in genere anche per ovvie ragioni protocollari parlano dopo di lei, ad essere totalmente scardinati. E la tecnica che lei forse inconsapevolmente, non credo, segue è quella, come lei ha sottolineato più volte oggi con grande modestia, delle domande. E questo mi ha molto incuriosito, questo cercare di capire se l'etica è una riscoperta degli ultimi anni oppure semplicemente la bandiera bianca di una tendenza che ormai è di una cultura imprenditoriale ormai al tramonto. Ma io questo non so rispondere, so che la domanda è stata posta anche in questo libro, che in fondo è ciò che stiamo presentando, e quindi evidentemente non c'è una risposta generale, cioè presumo che c'è un'economia che si conserva nella sua forma
diciamo moderna, quindi finalizzata a un profitto senza accettare riflessioni critiche, c'è anche un'economia che evolve nella consapevolezza che è un'economia migliore, quella che è più capace di tenere presente altri aspetti che integrano questa visione del profitto, che come si è detto non è un peccato in se stesso, ma è un elemento su cui si può esprimere un giudizio. Ecco. Forse un modo per vedere il passaggio al quale sta dando un contributo fortissimo il Presidente degli Stati Uniti, da una governance multilaterale delle questioni globali, coordinata, negoziata, a principio prima il mio paese e al massimo bilateralismo, qualche volta azioni unilaterali, comunque mai quella cosa lenta, noiosa, soprattutto se io sono il più forte, che è il concetto multilaterale. Bene, in fondo quando si passa da un sistema che cercava di organizzarsi, più avanti di tutti noi in Europa, ma anche in altre parti del mondo, organizzarsi in modo multilaterale per prendere decisioni coerenti, in un sistema in cui si preferisce agire da sé, per il proprio tornaconto e dichiararlo senza neanche tanti scrupoli, salvo poi enormi problemi interni, perché America first vuol dire che America impresa first o American consumatore first, perché se il Presidente degli Stati Uniti mette dazi su beni di consumo che i suoi concittadini acquistano dall'estero, naturalmente fa un favore alle imprese del suo paese, ma fa il danno dei consumatori del suo paese.